taggata da Shanti di Shanti Leaves, vi lascio qua il suo canale, e sono 10 domande appunto sulle mie OTP preferite. Per chi non sapesse cos'è OTP, OTP sta per One True Pairing, e quindi è la coppia che voi ti fate, la coppia che voi vorreste stesse insieme, e può essere una coppia formata da due personaggi della vita reale o due personaggi immaginari o di un libro o di un telefilm o di quello che volete. E iniziamo con la prima domanda, che è: quali sono le tue 5 OTP preferite? Allora, le mie 5 OTP preferite sono Shio, quindi la coppia formata dagli attori Shailene Woodley e Theo James; Jensa, che è la coppia formata da Jack Frost di Rise of the Guardians e Elsa di Frozen; Troiler, che è la coppia formata dagli youtuber Troye Sivan e Tyler Oakley; Olicity, che è la coppia formata da Oliver e Felicity di Arrow; e Harmony, che è la coppia formata da Harry Potter e Hermione. Lo so, mi dispiace, però io lo ammetto, volevo Harry Potter con Hermione. Domanda numero 2: leggi fanfiction che riguardano queste OTP? Allora, io non leggo tantissime fanfiction, però mi è capitato di leggere fanfiction su Jelsa, quindi su Jack Frost e Elsa di Frozen. Domanda numero 3: qual è l'OTP che ami di più? Ok, forse l'OTP che amo di più è Shio, perché credo veramente che sia una coppia reale. Domanda numero 4: da quanto tempo tifi per loro? Allora, io da quando ho iniziato a vedere le interviste per il film Divergent e ho iniziato a vedere come interagivano tra loro, li ho iniziati a shippare immediatamente. Quindi, non lo so, l'anno scorso sicuramente, forse a novembre 2013 o qualcosa del genere. Domanda numero 5: credi che il loro amore possa essere reale? E se sì, perché? Allora, secondo me Shio è reale, perché comunque da come interagiscono le interviste, secondo me stanno insieme. Se non stanno insieme, qualcosa c'è stato o c'è. Perché comunque sono molto dolci tra di loro, come si guardano, le cose che dicono l'uno dell'altro, eccetera. Inoltre, sono stati visti più volte insieme, e in alcune foto sembra che abbiano gli stessi vestiti. Cioè, magari si vede Shailene il giorno tot con una certa felpa grigia, e poi dopo 2 settimane si vede lui con la stessa felpa, oppure il cappello. Quindi è come se si scambiassero i vestiti, una cosa strana. Cioè, secondo voi è una coincidenza e hanno la stessa felpa, lo stesso cappello? Non lo so. Inoltre, Shailene Woodley in un'intervista ha ammesso di aver avuto un flirt con un collega, e lei ha lavorato con Miles, che però ha una fidanzata da tantissimo tempo, e Ansel, che anche lui ha una fidanzata da tantissimo tempo, e quindi la terza opzione è Theo James, che lui ha avuto una fidanzata per 5 anni, però lui l'anno scorso ammise che si erano lasciati. Alcune persone dicono che invece si sono rimessi insieme e che quindi Shio non è vero, però secondo me non è vero. Cioè, secondo me lui sta con Shailene, oppure sono entrambi single, però si vedono e si danno qualche bacino, insomma. Domanda numero 6: se la tua OTP preferita fosse reale, come reagiresti? Allora, se loro dichiarassero che stanno insieme veramente in un'intervista o qualcosa, io sicuramente inizierei a fangirlizzare all'ennesima potenza, inizierei a saltare, a urlare, lo direi a tutti i miei amici, ai quali non interessa assolutamente nulla, però sarei troppo felice. Domanda numero 7: come sfoghi o esprimi il tuo amore per questa coppia? Allora, io periodicamente cerco nuove interviste, nuove foto di loro, magari a pranzo insieme o che si abbracciano, eccetera. Quindi stalkerizzo e vado su Tumblr, che fortunatamente, essendo il regno del fandom e delle OTP, è dove si trovano più informazioni al riguardo. Domanda numero 8: se incontrassi la tua OTP preferita, come reagiresti? Allora, se li incontrassi, in realtà penso che non riuscirei a dire niente, al massimo chiederei una selfie, chiederei una foto o qualcosa così, perché comunque io sono molto timida con le persone che non conosco, quindi non saprei cosa dire. Però se mi dovesse venire un attacco di coraggio acuto,
gli chiederei se stessero insieme, e se non rispondono gli direi: non so se state insieme o no, ma dovreste stare insieme perché formate una bellissima coppia. Domanda numero 9: conosci altre persone che amano la tua stessa OTP? Fortunatamente esiste internet e Tumblr, e ho scoperto che ci sono tantissime persone che shippano Shio, cosa che mi rende molto felice. Domanda numero 10 è una domanda extra bonus che potete inventare, e io ho deciso di creare la domanda: hai mai creato una fan art o fanfiction o qualcosa su questa OTP? Io non creo fanfiction, a volte creo delle fan art, però sinceramente non ho creato niente. L'altro giorno stavo disegnando un pochino, ho fatto solo lo schizzo che poi non lo vedrete mai. Però ancora non è disegnato, colorato. Magari se lo finisco lo metto su Instagram, quindi aggiungetemi su Instagram, il link in descrizione, se volete vedere la mia fanart di Shio prossimamente. E questo era tutto per il video di oggi, spero che questa tag vi abbia tenuto compagnia e divertito. Nella descrizione lascerò i nomi di alcune persone che taggo e che spero facciano questa tag. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare, condividere il video con tutti i vostri amici, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!